Benvenuti su Ultimissima. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati. Un piccolo gesto ma per noi fondamentale. Grazie. Gianluca Ginoble, cantante italiano, è noto per essere uno dei membri del famoso trio musicale Il Volo, insieme a Piero Barone e Ignazio Boschetto. La sua carriera ha avuto una svolta decisiva nel 2009 con la partecipazione al programma televisivo Ti lascio una canzone, dove il suo carisma e le sue doti vocali lo hanno fatto emergere. Oltre al suo impegno con Il Volo, Gianluca ha intrapreso anche progetti solisti e collaborazioni con altri artisti, continuando a perfezionare il suo talento e a incantare il pubblico con la sua passione per la musica. Di recente, il cantante abruzzese ha sorpreso i fan con un importante annuncio, ponendo fine a settimane di speculazioni. Si vociferava infatti di un possibile scioglimento del gruppo e di un interesse di Gianluca per una carriera nel cinema, alimentate dal suo legame con Eleonora Venturini Storaro, stilista e nipote del celebre direttore della fotografia Vittorio Storaro. Tuttavia, queste voci sono state smentite dai membri del gruppo, che hanno confermato la loro intenzione di continuare a lavorare insieme. Nei prossimi mesi, infatti, Il Volo sarà impegnato in un tour internazionale che li porterà fino in Asia, dimostrando che la loro collaborazione artistica è più forte che mai. Anche la vita sentimentale di Gianluca procede a gonfie vele. Da quasi 2 anni è legato a Eleonora, e non manca di esprimere pubblicamente il suo amore per lei. Eleonora, laureata in fashion e costume presso la Sapienza di Roma e in fashion e design presso l'Istituto Marangoni di Milano, ha un forte legame con il nonno Vittorio Storaro, con cui è spesso vista partecipare a importanti eventi cinematografici. Secondo gli esperti di gossip, il matrimonio tra Gianluca ed Eleonora potrebbe essere imminente, anche se mancano ancora conferme ufficiali. Tuttavia, i fan sono in attesa e non mancheranno aggiornamenti da parte dei diretti interessati. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news. Ciao!